ricordo che ho saputo di aspettarla dopo un bel pezzo. Ero quasi alla fine del terzo mese. 8 mesi esatti dopo che Edoardo era stato ricoverato per una cosa molto grave. Quindi alla fine del terzo mese non pensavo di aspettarla, proprio per il fatto che pensavo che fosse stato lo shock a causarmi i disturbi. Per cui cioè, c'era tutto uno sconvolgimento a cui io non sono mai andata a pensare a una gravidanza. E invece Azzurra ha superato tutto questo, tra l'altro è stata una gravidanza quasi perfetta e lei aveva resistito con me. Infatti è venuto fuori un refolo di bora. Agli altri l'ho detto sempre tardi, sono sempre quella che dice tardi, ragazzi. A Mauro mi ricordo che gli ho fatto trovare una tutina rosa in un pacchetto. Povero papà. Ma sai che io ho sempre indovinato quello che eravate voi? Tutti. Tutti. Non ho sbagliato uno. Ruggero, io ti posso dire che andavo alle ecografie della ventesima settimana vestito di azzurro o di rosa, a seconda di quello che secondo me eravate. Oh, li ho bloccati tutti. Infatti Mauro ogni volta che apre dice, boh, vediamo che colore c'è, no? Cos'è sta roba rosa? Oh, oddio, no, di nuovo una femmina. Vabbè. E secondo me ogni figlio che arriva cambia l'assestamento familiare, la menage, cioè ogni figlio porta questo. Azzurra però per come è arrivata, nonostante diciamo la fatica dovuta appunto al problema di Edoardo, e infatti Azzurra è stata effettivamente una rinascita. Azzurra è nata sempre al bullo come tutti gli altri fratelli, sempre con questa signora, questa ostetrica che mi seguiva prima del parto e mi portava fino all'ultimo. Lei è nata anche veloce, nel senso che 2-3 ore dall'inizio del travaglio alla fine, dalla parte più dura 2-3 ore, poi è nata senza nessun problema. Mi ricordo che appunto essendo nata prima, la cosa più strana di lei era che era e ancora aveva ancora quella peluria che ricopre i bambini giovani, come si dice, quindi che nascono un pochino prima, e c'aveva i capelli che le partivano da qua, perché appunto noi abbiamo l'abitudine dopo che nascono di portarli tutti insieme a vedere il nuovo arrivo. Azzurra l'ha scelto Gaia perché era 8 anni che aspettava la sorella femmina e lei voleva la sorella femmina, era un nome che si era tenuta da parte per un'eventuale sorella, e di conseguenza quando abbiamo saputo che era femmina gli abbiamo detto volevi Azzurra, no? Sì, ed è stata Azzurra. Io la chiamo il refolo di bora, nel senso che viene, crea scompiglio e se ne va. È affettuosa, è una bambina molto affettuosa, solare, ecco, per cui ha questa caratteristica ed è molto molto affettuosa, cioè lei viene lì, coccolona, ti coccola, ti dà il bacio, ti voglio bene, molto espansiva. Dei fratelli forse ha qualcosa in comune con Angelica, che anche lei è più scoppiettante, più esuberante, innamorata della vita, cioè da questo punto di vista lì hanno una similitudine. Azzurra con Mauro ogni tanto si scontra, anche perché appunto lei è esplosiva, il papà magari più orso, lei quindi di quelle che tende ad andare sempre lì. Azzurra ogni tanto diciamo è poco opportuna, un po' invadente, e allora ogni tanto Mauro si arrabbia, lei fa gli occhi dolci e allora Mauro si pente di averla sgridata. Come si suol dire, molla le armi. Poi gli piace molto cucinare con me, lei. Lei è una di quelle, come la Gaia, che quando io cucino devono ficcarci le mani. Lei aveva da piccola una bambola che si chiamava bambola, perché era molto piccola quando gliel'abbiamo regalata. E mi ricordo che sta bambola l'avevamo regalata per il suo primo compleanno, è simile alle bambole di una volta di pezza. Io mi ricordo che l'avevo vista in un negozio e non so perché l'avevo guardata e dico questa va bene ad Azzurra. E questa bambola qua ce l'ha ancora distrutta perché in effetti era diventata, come lo chiamano, il suo oggetto transizionale, cioè era sempre in giro con lei, dovunque andava c'era dietro questa bambola. Ridotta come ridotta, ovviamente adesso se n'è staccata perché è più grande, però c'è questa bambola.